Che è successo? Ma che è successo? Tutto buttato all'aria. E poi se la prende con me. Ora mi sente, signor Pozzetto. Signor Pozzetto! Oh no, di nuovo lui. Mi scusi, signora Berger. Hanno staccato tutti i tubi, non esce più acqua. È una tragedia. Come facciamo? Che ne so. E se non lo sa lei? Va bene, dai, arrivo subito, ho 2 minuti. Io allora intanto torno alla vigna. Ti raggiungo. Ci sono problemi? Sì, l'acqua. Le nostre viti purtroppo hanno urgente bisogno d'acqua, quindi ci serve la pioggia oppure un miracolo. Mi sembra più o meno la stessa cosa. Sì. Proveremo a pregare, a lamentarci o a protestare. Con lui? No, con il comune. L'acqua si disperde quando arriva qui. I tubi sono tutti rotti, marci. Guardi, è una vergogna considerando che l'acquedotto l'hanno inventato gli italiani. Sì, ma non l'hanno più riparato. Quindi lei ha già visitato 20 vigneti? Sì, in 10 giorni. E sono solo a metà strada. Signor Pozzetto, i suoi vini sono meravigliosi, veramente. Grazie mille, grazie. Antonia, dai, vieni, vieni. Oh, vuole corrompermi? Che dice, signora Berger, corrompere? Perché? Non in Italia. E va bene, me li dia. Grazie. Prego, prego, prego. Niente. Sta cercando la strada per l'Etna, signorina? La montagna? Sì, per l'Etna e per Catania. Ma non prende l'autostrada. Sa, la provinciale è bellissima. Il panorama, la lava, i boschi, il sole. Salve, Pippo. Salve. Salve. E in cima c'è sempre una nuvoletta di fumo. Molte grazie, signore. Arrivederci e buon viaggio. La 103. Prego. Grazie. Signora. Ah, grazie. Reynold, di già. Salve. Sandra, carissima, il mio arrivo così anticipato non è certo segno di sfiducia. Buona sapersi. So che il suo talento non mi deluderà. Tenga, l'elenco aggiornato della sua selezione, 7 fra i più eccezionali vini rossi d'Europa. Ma ancora nessun vino rosso siciliano. Sì, questo Rioja spagnolo era eccellente, ampio e molto corposo. Sì, davvero ottimo. E se il rosso siciliano semplicemente non fosse all'altezza delle sue aspettative? Cosa mi dice del miracolo di queste terre?
Il Nero d'Avola? Già, sembra essere l'unico vitigno in Sicilia che possa fare al caso nostro. Che programmi abbiamo? Vincenzo Fabrizi ci riceverà personalmente. Oh! La prima cosa che ho fatto 9 anni fa ormai, quando ho ereditato il vigneto di mio padre, è stato partire per l'Australia, la Nuova Zelanda, il Sudafrica, l'Argentina. Tutti paesi che sono riusciti a produrre vini senza copiare l'Europa, e soprattutto con un carattere molto deciso. Ma è inutile raccontare certe cose, è inutile raccontarle al più grande conoscitore dei vini della Germania e alla sua rinomata enologa. Coraggioso. Il mio vino migliore. Sembra piuttosto sicuro di sé, Vincenzo. Qui c'è tutto il mio sapere, la mia esperienza e la mia passione. Il grande piccolo Nero d'Avola. Ciò che è grande inizierà dal piccolo. Vedremo. La prego. Ah, oh, bello. Grazie. Opulento, armonioso, vino di carattere, deve respirare. Vino molto ben fatto, non troppo legnoso, buon aroma. Grazie. 20 vigneti in 2 settimane, niente male. Vedo che è ben informato. La Sicilia è grande, ma le voci corrono. La presenza sull'isola di una bella donna e del suo progetto, Reynold, sono notizie che corrono veloci. Non voglio scoprire le mie carte, ma posso dire che il suo vino si avvicina. Lei sa che cosa vuole. Io so cosa vuole. So che cosa voglio io e so come tenerlo. Sarebbe un onore entrare a far parte della sua selezione. La decisione finale non è stata ancora presa. Naturalmente. Andiamo, questo vino è buono. Sì, è vero, ma l'ho trovato piuttosto robusto, un po' troppo aggressivo. Questa ondata di aromi. Maturo e corposo. Sì, ma è rimasto sorpreso. Voglio dire, insomma, l'ha sconvolto. Ah, lei ha grandi pretese. Proprio come lei. Sto cominciando a pensare che ovunque in Italia troveremo un rosso migliore di quello che offre quest'isola. Sì. Ma il vino arrivò in Europa 3000 anni fa proprio dalla Sicilia. Si sente nella terra, nelle viti. Qui è iniziato tutto. Quindi stiamo cercando il vino delle origini? Già. Finalmente una vera sfida. Sì, ma non è quello di Vincenzo, il vino delle origini. Permette una domanda? Dica. Quando è che per lei arriva il momento di arrendersi? Non stiamo più parlando del vino, vero? Intende in generale il momento di accettare di aver perso? Beh, dopo aver tentato in tutti i modi e senza successo di cambiare prospettiva, il momento è quello. Quando si è senza speranza? Sì, diciamo così. Quando sono sicura di aver fatto tutto il possibile, allora mi arrendo. Beh, oppure quando si soffre troppo, anche in quel caso. Le è già successo di perdere, vero? La speranza, sì. Ah. Va bene, è stato a causa di un uomo sposato. Bambini? Sì. Fin dall'inizio un caso senza speranza. Esatto.
Se lei ancora insiste sulla Sicilia, allora la prego, mi lasci trovare il vino perfetto. Domani pomeriggio, Alma ha prenotato i voli. La fanno ancora volare? Sì, ma soltanto con un certificato medico. Alma, vieni, la richiesta d'appello per la procura deve uscire oggi. Ciao, Sandra! Grazie ancora per l'invito. Alma, sei alla 36esima settimana, ma sono due. No. A me pesa come fossero tre. Guardate. Wow. Oh. Forse tra un po' esploderete insieme. Ma è ancora attivo? Al momento no. Sorellina, devo scappare dal giudice. Allora sbrigati, ci vediamo domani. Ti prenderai un po' di tempo per noi? Ma sì, certo, mi resta un solo vino da trovare, quindi... A domani. Buongiorno. Prego. Grazie. Il suo aperitivo. Questo è stato consegnato per lei. Grazie. Aperitivo non alcolico. Grazie. Prego. Il signor Fabrizi? Per me niente, grazie. Conosco un posto migliore per mangiare. Era di mio padre. Ho imparato a guidare con questo nel nostro vigneto. Vincenzo, signorina. Grazie. Grazie. Prego. Buon appetito. Grazie, Lucia. È il vino della casa. Nessun problema, veramente, nessun problema. Tanto lei sa dove trovare un vino migliore. La prego, mi dia una mano. Al momento proprio mi sfugge. Dove posso trovarlo? Salute. Salute. È forte, eh? Ma buono. Caponata? Sì. Buone. La ricetta è un segreto di famiglia. Voi italiani e i vostri famosi segreti di famiglia sono solo storielle, vero? Cose per turisti? No. E quale sarebbe il suo segreto di famiglia, Vincenzo Fabrizi? Il segreto è nel mio vino. Non se ne è accorta? Oh, sì, sì, certo. Ma... No! Basta. No! No, 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 no. Oh, no. Un caffè, un dolce, un limoncello, un amaro, una cassata, un cannolo, una Sagertotte. No, grazie. È stata una bellissima serata, ma ora vorrei andare a dormire. Bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao, Lucia. Buonanotte. Mi ripeto.
porta in albergo, per favore. Sandra. Senta, sono venuta qui per cercare un vino. Non cerco un uomo. Lei ha frainteso le mie intenzioni. Oh, no, io non credo proprio che potrebbero essere più chiare di così. Lei mi piace, Sandra. Ci divertiremmo entrambi. E come? Beh, perché no? Che cosa ce lo impedisce? Ehi, io lo impedisco, chiaro? Ehi. Oh. Sandra. Incredibile. Sandra! Ma dove va? Buonasera, signore. Buonasera. Un taxi? Taxi? No, no. È tardi. E autobus? L'autobus? Sì, fra un'ora, circa. Un'ora? Fra un'ora, signorina. Oh, prendo dell'acqua. Prego, prenda. Buon viaggio, Monsieur Cremon. Grazie. Possiedete ancora quel terribile macchinino, quella spaventosa motocicletta? Perché? È una cosa che devo... No, che noi dobbiamo aprire a piedi. Grazie, signore. Prego. Ehi! Tenga il resto. Sto bene. Ti assicuro. Che cosa le è successo? Sono caduto dalla barca. E dove sono gli altri? Gli altri? Quelli che erano sulla barca? No, ero da solo sulla barca. Va bene. E quando è successo? Eh? Riesce a ricordarlo? Non lo so.
Mi chiamo Sandra. E lei? Non ricorda come si chiama? No, non me lo ricordo. Senta, lei deve andare in ospedale. Sì. Capito? Ok. Beh. Sì. E grazie. Aspetti, dove sta andando? In ospedale. Ma che cosa le viene in mente? La accompagno io. Già, è vero. Non so nemmeno dove sia l'ospedale. Ma dove mi trovo, scusi? Catania. Catania. In Sicilia? Sì, sì, sì. Italia? Sì, sì. Eh? Quindi non sono neanche troppo fuori rotta. Di quale rotta parla? Voglio dire, anche lui è arrivato in Sicilia. Lui chi? Ulisse. Ulisse? Beh, non è un fatto accaduto proprio l'altro ieri. Già. Io non conosco il suo nome, né tantomeno il cognome. Non so quando è nato, né dove viva, mi dispiace. Mi scusi, se lui non ricorda niente, come posso saperlo io? Io l'ho trovato sulla spiaggia. Ah, sì, ma devo comunque scrivere qualcosa qui. Allora scriva Robinson. Robinson. Esatto, Robinson Crusoe. Caruso. No, Crusoe. C-R-U-S-O. E. E. Mm-hmm. Il dottore vuole parlare con lei. Dal punto di vista fisico è in discrete condizioni, a parte la contusione, qualche graffio e un leggerissimo trauma cranico. È solo piuttosto disidratato. Adesso è in coma? Sta dormendo. È lucido e perfettamente cosciente. Il sistema nervoso centrale funziona, ma mostra chiaramente sintomi di un'amnesia temporanea. Una cosa normale in situazioni così estreme. In certi momenti la memoria non serve e viene spenta per permettere al cervello di concentrarsi sul presente. La nostra capacità di ricordare fa spazio all'istinto di sopravvivenza. Sì, e sa dirmi quanto tempo ci vorrà prima che la memoria torni completamente? In assenza di complicazioni a lungo termine, in media dopo 24-48 ore, se tutto va bene. Altrimenti? Ci vorrà più tempo. No, al massimo 48 ore. Ma è già in grado di sopportare un interrogatorio oppure pensa che... Signora Berger, sono il maresciallo Velani, piacere. Ho qualche domanda da farle. Ah, sì, certo, se non ci vuole troppo tempo. Sto solo cercando di ottenere qualche informazione su Robinson Crusoe, signora. A parte il fatto che è naufragato con la sua barca, si suppone. Si suppone? Beh, sì. Perché un uomo dovrebbe uscire da solo in mare aperto? Per navigare? Saprà che sulle nostre coste arrivano tante barche piene di persone in fuga. Gli emigranti sono un nostro grande problema. Profughi. Sì, lo so. Ma quest'uomo non è di certo un profugo e credo neanche che sia una persona in fuga. Oppure uno scafista che trasporta immigrati clandestini. Magari un trafficante di organi. O un contrabbandiere, un criminale in fuga. Quell'uomo non è un criminale, è assolutamente innocuo. Senza memoria tutti gli uomini sono innocui, mi creda. Il fatto è che questo signore si trova sul territorio italiano senza memoria, senza identità né documenti. Ma quali documenti? Era sulla spiaggia a mezzo morto. Dove lei lo ha trovato? Sì. In spiaggia? Così per caso? Sì. E lei cosa stava facendo in spiaggia? Aspettavo l'autobus. Oppure un taxi. In spiaggia? Sì, in spiaggia, con una bottiglia. Una bottiglia di vino rosso. Signora Berger, ha bevuto? Sì, sì, decisamente. Ed era il miglior vino rosso di tutta la Sicilia. Ho lasciato la bottiglia in spiaggia. Stupida. Non importa, ne comprerà un'altra. Può semplicemente tornare più tardi, signora. Tanto Marcello apre alle 7. Ma questo vino era davvero così buono? Sì. Mi sembra così strano. Il migliore. E l'ho lasciato in spiaggia, non ci si crede. Va. Grazie, Marcello. Di niente, arrivederci. Arrivederci.
Signora Berger, mi scusi tanto. So che lei non si trova qui in vacanza, ma le devo chiedere di passare domani, o meglio oggi, nel mio ufficio. Per quale motivo? Per rilasciare una dichiarazione. Non ci vorrà molto. E forse nel frattempo avrò trovato qualche informazione sul suo Robinson Crusoe. Va bene? Ah. Buongiorno, allora. Buonanotte. Prendi questo. L'ho trovato. Mi scusi, posso ordinare? Chi? L'uomo della sua vita? Il miglior vino rosso siciliano. Non avevo nessun dubbio. In vino originale. Quindi? È il nostro vino. Enologa tedesca trova uomo su una spiaggia della Sicilia salva da morte certa. Lo ammetta, Sandra, è una storia incredibile. È sicura che non sia un clandestino? No, ma no. Casualmente è anche tedesco. Ma questa è l'unica cosa che so di lui. Come lui, del resto. Qui? Si fida di me, no? Certo. Salve. Non so di che vino sta parlando, signorina. Guardi qua. In vino. Un'etichetta molto semplice. Sì, in vino. In vino, ho capito. Ma non c'è... Ma come? Stava proprio qui. Arrivederci. Arrivederci. Oh. Allora? Mi deve credere. Le credo, in vino veritas. Guardi che non l'ho sognato. Ah, non si arrenda. Veramente non vuole che l'accompagni? Tranquilla. Quel taxi laggiù mi sembra arrivato proprio al momento giusto. E mi raccomando, cerchi di non farsi arrestare, d'accordo? Metta una firma qui. Qui? Posso rintracciarla a questo numero, giusto? Mm-hmm. Finché non avrà trovato il suo vino. Esatto. Guardi che Marcello non ha la più pallida idea delle cose che vende nel suo negozio. Sì, ma da qualche parte quel vino sarà arrivato. Certo. Sa, qui da noi tutti hanno i loro piccoli vigneti. E alla fine, tutto quello che avanza dalle varie cantine finisce nel negozio di Marcello. Se vuole, posso sentire un po' in giro. Grazie. Le voglio dire una cosa. In confidenza, non sarebbe male che lei riuscisse a mandare a monte i piani di Vincenzo Fabrizi. È un uomo ricco e ha molte conoscenze e ottiene favori che non dovrebbe ottenere. Non in quel modo, comunque. Corruzione, giusto? Dall'ospedale. Mi spieghi soltanto perché io dovrei firmare questi documenti per lui. Perché lui non può farlo. Sì, ma questo non può diventare un mio problema. Senta, il nostro ospedale ha soltanto i suoi dati come riferimento. Sì, lo capisco, ma ripeto, io non conosco affatto quell'uomo. Scusi, Sandra. Quindi... Salve. È un piacere vederla. Come si sente? Veramente non lo so. In effetti mi sento bene, ma non so chi sono. È una cosa strana. Sì, lo immagino. So che è stata lei a salvarmi la vita. Sì, penso di sì. Che cosa intende fare adesso? Per adesso rimango qui in osservazione, poi... Poi tornerà a casa? Sì. (Ride)
Solo che non hai idea di dove sia. Di solito ci vogliono circa 48 ore, me l'ha detto il medico prima. Sì, certo. All'improvviso avrò come una scarica di ricordi e tornerò come prima. Sì, più o meno. Devo bere tanta acqua. E questo lo so. Le fa bene? Sta per arrivare il maresciallo, mi vuole fare alcune domande. Forse sa dov'è la mia barca. Già. Come si chiama la sua barca? Benny. Benny? No, Penny. Penny. Sicuro? Sicurissimo. Penny come la moneta inglese oppure come la canzone? No, è l'abbreviazione di Penelope. Ah, davvero? Penelope è sua moglie? No, la moglie di Ulisse si chiamava Penelope. Ha un chiodo fisso per i greci, anche ieri sera. Sì, è vero. Ma forse ho anche una moglie. Vede, si sta muovendo qualcosa, è un buon segno, no? Sì, vado a dire al medico che qui dentro si sta muovendo qualcosa. Bene, ottima idea. È bello rivederla. Anche per me. Sandra? Sì? Quando la mia memoria tornerà, spero che restino anche i nuovi ricordi. Lo spero anch'io. Un criminale. Signora, bisognerebbe firmare il consenso informato. È necessario per continuare le cure. Ah, certo, sì. Mi deve scusare. Naturalmente per ora firmerò io al suo posto. Poi grazie. Vedremo, insomma, c'è tempo. Grazie. Nulla. Allora siamo d'accordo. Sandra! Com'è andata dai carabinieri? Mi hanno rilasciata. Ah, il maresciallo Velani non è l'ispettore Callaghan. Il contrario, direi. Ricordo che già ai tempi della scuola a Velani piaceva fare domande. Sì, ne avrei anch'io una, Reynolds. Vuole sapere perché sono qui con Vincenzo? Beh, perché lui me l'ha chiesto. Chi lo sa, magari si sente in colpa per ieri. Una misteriosa bottiglia di vino, uno straniero naufragato sulla spiaggia. Una serata movimentata, direi. So che lei sperava finisse diversamente. Lei è una donna affascinante, Sandra. Vincenzo, al suo Nero d'Avola manca qualcosa che manca a lei, carattere. Non so cosa sia successo fra voi due, ma il vino di Vincenzo sicuramente non c'entra. Obiettivamente si tratta di un vino eccellente, lo ha detto lei stessa, Sandra. Con riserva, sì. Ed è proprio per questo motivo che Vincenzo si è offerto di perfezionare in modo esclusivo il suo vino per noi. Reynold, là fuori esiste già ora un vino di livello più esclusivo ed unico di quello che il suo vino possa mai raggiungere. La prego, Sandra. Qui ogni dilettante maneggia l'uva a nacqua il suo vinello. Già, Velani mi ha detto anche questo e mi ha anche offerto il suo aiuto. Non si aspetterà lo stesso aiuto da me, spero. Perché no? Sarebbe una bella sfida per formare il suo carattere. Non vorrà arrendersi adesso. Il grande piccolo. Non capisco quale sia il suo problema, Sandra. Quella non è la mia bellissima sorella maggiore? Jens, Alma, siete già arrivati! Abbiamo preso un taxi dall'aeroporto, sì. La cosa più semplice. Già. Ah, e lei sempre al lavoro, eh? Reynold, che piacere rivederla. Anche per me, Jens. Le presento mia moglie e il mio bambino. Nostro tesoro. Alma, molto piacere. Piacere mio. Auguri. Grazie. Mi sembra che non manchi molto. No, ma il primo di solito se la prende comoda. Almeno così dicono. Vi presento Vincenzo Fabrizi. Piacere. Ciao. Ciao. Piacere, Vincenzo. Allora, noi andiamo un attimo a sistemarci. Ci vediamo più tardi. Va bene. Dobbiamo passare alla reception o hai già preso la chiave? Non ti preoccupare, tutto fatto. Andiamo in camera. Reynold, la prego. Si prenda il suo tempo e trovi questo misterioso invino. Grazie. Sono molto curioso.
È curioso anche lei, non è vero, Vincenzo? Invino? È così che si chiama? Lo conosce? Mai sentito, comunque, Invino. Non è certo... Già, ma non è il nome che ci interessa. Quando viene sottovalutata, si intestardisce anche di più. Salute. Grazie. È piuttosto vicino. Vuoi che vi faccia cambiare camera? Ovunque, pur di non vederlo. Tanto non lo farebbe sparire. È il vulcano più attivo e più alto d'Europa. E su internet ogni neo è un cancro alla pelle. Sta tranquilla, tesoro. Non mi convincerai a salirci. Un po' di fumo esce sempre. L'ultima eruzione è stata... Eruzione? Ecco, lo sapevo io. 9 mesi fa, se proprio ricordo... 9 mesi? Oh. Puoi spaventarmi. Forse è meglio se bevi un po' d'acqua. Sì, bere ti fa bene, è vero. Tutto bene? È bello. È così bello. È vero. Voglio tornarci un'altra volta. Sì. Serve ancora qualche giorno. Sei preoccupata per il tuo vino? E per cos'altro? Magari per il tuo Robinson. Perché dovrei essere preoccupata per uno sconosciuto? Forse perché è simpatico. Con simpatico intendevo non un criminale. Niente di più, credimi. Deve essere strano, non trovi? Essere cosciente ma non sapere come ti chiami. Deve sentirsi solo. Davvero solo. Dite che dovrei occuparmi di lui? Beh, forse non ha ricordi, ma sicuramente ha dei sentimenti. Sì, certo, ma lì in ospedale è in ottime mani. E poi non posso occuparmi della vita degli altri. E della tua? Che fai, Jens? Ricominci? Che c'è? Ho parlato troppo? Decisamente. Ok, scusa. Comunque, questa cosa è troppo romantica. Trovare un uomo sulla spiaggia. Alma, potrai iniziare con le favole non appena arriverà il tuo gnometto. Se lui è Robinson, allora tu sei la sua Venerdì. Già, e siete anche già su un incontro. Questi due devono trovarmi un fidanzato. No, non ripeterò questo errore. L'unico errore è stato che era sposato. Forse, ma te l'avevo presentato io. E io mi sono innamorata come una stupida. Anch'io. Ed ecco il risultato.
Voglio solo dire che corri sempre dietro a qualcosa. C'è sempre una bottiglia di vino da qualche parte più importante di tutto sì, il resto. Sì, è così. Esatto. Lo so, ma non può essere così. Possiamo farla finita, per favore? Non mi va di discutere adesso della mia vita amorosa. Tanto c'è poco da discutere. Sandra, hai assaggiato le pere? Sono buonissime. I bagagli, signora. Sì, grazie, è lì. Reynold, ma sta partendo? Vado solo qualche giorno a Messina. Così? Sì, stia tranquilla. I vini non c'entrano. Robinson è scomparso. Chi? Robinson è scappato dall'ospedale. Ah, e pensa che io ne sappia qualcosa? O che lo tenga nascosto? Non ha mai smesso di parlare di lei. Continuava a dire che gli ha salvato la vita. Vuole venire a controllare? Ah, lasci stare. Deve aver sentito dire da qualcuno che oggi sarebbe stato portato ad Augusta e non... centro d'accoglienza. Un centro d'accoglienza? Perché? È lì che vengono portati i profughi quando sbarcano, signora. Ma lui non è un profugo. Sì, ma il punto è che la sua fuga lo rende molto sospetto. Direi che è piuttosto comprensibile. È confuso. Ha perso la memoria, maresciallo. Si sentirà completamente solo e abbandonato. Ecco a lei. Sono gli indirizzi di 5 piccoli vigneti che hanno fornito il negozio di Marcello almeno una volta. Magari il suo vino è lì. Ma è davvero... Grazie, maresciallo. Spero che riesca a trovare il suo vino. Ma non è detto che Vincenzo Fabrizi e i suoi metodi debbano sempre avere la meglio. E non sono certo l'unico che ne sarebbe molto contento. Arrivederci. Scusami tanto, scusami, non volevo... io non volevo spaventarti. Mi stavi cercando? E ti ho trovato. Un'altra volta? Già. Credo che nascondersi qui sia la cosa migliore, perché al momento, finché la polizia non avrà chiarito le cose, ci sarà... Mi sarà tornata la memoria. Esatto. Ma ricordo tutto da quando mi hai salvato. Comunque sono convinta che faremo ragionare il maresciallo Venier. No, questo è escluso. No? Bene, ma che la tua barca si chiama Penny glielo devi dire. Gli può essere d'aiuto per le indagini. Questo sì. Bene, ok, allora io vado. Ah, dimenticavo, c'è qualcosa che dovrei sapere, tipo intolleranza al lattosio, sei vegano, vegetariano o... Non vorrai farmi la spesa? Immagino che prima o poi avrai fame. Giusto. Allora, che cosa ti piace? Sardine. Quelle piccole, mi piacciono tanto. Ah. E le cipolle... Cipolle? Quelle non mi piacciono. Niente cipolle, ok. Bene. Se amate davvero la vostra auto, proteggetela al meglio.
In caso di sinistro, i nostri 27 Zurichel Point e 250 officine convenzionate si occuperanno di ogni cosa. Riparazione, auto sostitutiva e garanzia vita. Tutto incluso nell'assicurazione auto di Zurich. Calcolate il vostro premio online oppure richiedete una consulenza. Come gira la fortuna su jackpots.ch, ora con un bonus di benvenuto fino a 1000 franchi. Sei sempre al top. Solo il dolore ti frena. Perskindol Classic Gel è forte contro il dolore. La sua tripla azione terapeutica allevia in modo mirato le contratture muscolari e favorisce la guarigione. Nuovo Perskindol Dolo Gel 100 ml per il trattamento fitoterapico dei dolori in caso di artrosi e artrite. Sono medicamenti omologati. Rivolgersi allo specialista e leggere i foglietti illustrativi. Da Coop si risparmia ogni settimana. Ad esempio, 50% sul petto di pollo Coop circa 650 grammi. 50% su 6 bottiglie di Primitivo del Salento andante. 20% su tutti i prodotti Lindt a partire da due pezzi a scelta. E ora per più divertimento, le nuove tavolette M&M's. Da Coop, per me. È per te. Il lato selvaggio dell'autunno con il 50% sul cervo in salmì cotto Coop 600 grammi. Ma allora ci vediamo. Fate bene. E tu, sempre alla ricerca del vino? Già, io cerco. Senti, mi dispiace per ieri. Per cosa? Perché ho detto delle stupidaggini. Ma dai, non ci pensare. A me dispiace di non avere tempo per voi, ma mi raccomando, non vi fate mancare niente. Ordinate quello che volete, offro io. Grazie. Sardine. Direi che per un po' sono a posto. Grazie. Mi sono dimenticata di comprarti lo spazzolino, purtroppo, ma... Intanto, ecco, ti do il mio. Eccolo qui. Ti assicuro che l'ho pulito per bene. Non è così importante. Domani te ne porto uno nuovo. Bevi abbastanza? Considera che il cervello è fatto per il 90% di acqua. Ora capisco perché non mi ricordo niente. Guarda. È come il respiro. Mi affascina sempre. Il mare è la tua passione, vero? E la tua invece è il vino.
Infatti ora devo scappare. Comunque ti ho portato anche qualcosa da leggere. Ecco qua. Sai come si usa? Questo può servire anche per la navigazione, credo. Anche, bene. Ma qui trovi tanti libri, ti faccio vedere. Vino, ovviamente. Sì, ma non solo, dovrei avere anche dei romanzi. No, va bene, mi interessa quello che fai, sapere chi sei. Io? Veramente io penso al vino 24 ore al giorno. Voglio dire, tutto quello che faccio riguarda il vino. E se mi capita di fare o pensare a qualcos'altro, mi sento in colpa. Mi sembra quasi un tradimento. Quando è che ti capita di tradirlo? Anche adesso. E come ti fa sentire? Coscienza sporca? Devo andare. Adesso però mi sento io in colpa. Che cosa c'entri tu? Voglio dire, hai perso il tuo vino per salvarmi la vita, ricordi? Già. E tu sei il premio di consolazione. Si chiama Indy. No, non lo conosco. Per caso mi saprebbe no, dire... No, mi dispiace, signorina. Non la posso aiutare. No. Mi dispiace. Devo andare. Grazie. Mi scusi. Arrivederci. Ma che... mi sa dire se qui intorno c'è qualcuno che lo produce? No, non lo sappiamo. Ah, va bene. Arrivederci, grazie. Mi scusi, ho avuto il suo nome dal maresciallo Melani. Sto cercando un vino. Si chiama Indino. Lo produce lei? No. Saprei quale scegliere. Sì, sono belli. A me piace anche Emiliano. Emiliano Galotti. No, è troppo teatrale. Sì. No. Sì. Beh, Luciano. Luciano? Sì. Che nome orrendo. Scordatelo. Io lo trovo carino. No. È italiano. Sembra lucciola o una cosa del genere. Non ti piace? Signora. Grazie, buonanotte. Pronto? Buongiorno, signora Sandra. Maresciallo Velani? Le è stata utile la lista? No, purtroppo no. Mi dispiace tanto. Ah, non ha importanza. Grazie lo stesso. E cosa mi dice della Penny? Avete qualche novità per caso? No, ancora niente. Ma continuiamo a cercare. Ok. E cosa mi dice del nemico pubblico numero uno? Niente, sembra sparito nel nulla. Dovrà arenarsi prima o poi, no? Certo. Quando lo farà, noi saremo pronti a raccoglierlo. Arrivederci e grazie. A lei.
Ciao, va tutto bene? Mm-hmm. Il vino mi è sempre piaciuto. La birra l'avrò assaggiata al massimo 3 volte in vita mia. E tu? Guardate intorno. Acqua, 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 acqua. Pensa, il 72% della terra è coperto d'acqua. Il 97% è acqua di mare, solo il 2,7% è acqua dolce, solo lo 0,3% è acqua potabile. Là in mezzo si può morire di sete circondati d'acqua. Certe cose ti escono con una tale facilità. E poi la tua passione per gli antichi greci. Tu come te la spieghi? Già, per ora non me lo spiego. Lo so io, hai studiato tutto su internet con il mio tablet. Ho studiato la tua storia, sei un'esperta di vini, un'enologa. Come sei arrivata a questo lavoro? Beh, avevo scelto la scuola alberghiera per girare il mondo. Ma dopo 5 semestri e 3 tirocini non avevo visto niente del mondo, solo tanti alberghi e... Sì, ma una sera c'era un ospite seduto a un tavolo e lui ordinò il vino più costoso che c'era sul menù. Allora andai da lui e gli dissi molto francamente: non sempre il vino più costoso è anche quello più buono. Così, sicura, eh? Lui la prese subito come una sfida e mi rispose che in quel caso mi avrebbe fatto assaggiare ogni singolo vino della carta. E poi? Aveva un modo tutto suo, un modo molto personale di parlare del vino. Quasi come se con le parole lo creasse. Era sensuale e logico allo stesso tempo. Questo tizio era Reynold. Era proprio il buon Reynold. E questo è l'inizio e la fine della storia. Aspetta un attimo. Che c'è? Che succede? Andare. No, io no, è troppo rischioso. Ah, certo. Vado e torno. Ti aspetto qui. Adesso vado. Ti aspetto qui. Posso aiutarla, signorina? Lei è il signor Ludovico? La strada per l'Etna. Sì, sono Ludovico Veritas. In vino? Sì, in vino. Lo faccio qui. In vino Veritas. Alla fine ce l'ha fatta. Ehi! Tutto bene? Non potrebbe andare meglio.
Accidenti, che diavolo succede? Guarda, non è impossibile, eh? Dammi un'ora. Un'ora? Grazie. Aspetto al porto. Mi sarebbe mai venuto in mente di prendere una bottiglia così anonima dallo scaffale e poi in un negozietto del genere. Vera fortuna, eh? Caperbietà, direi. Il vino è poesia della terra, l'ho sempre saputo. Diciamo sperato. Non sono certo un esperto, ma questo vino è decisamente fantastico, ma Alma... Sì, anche lui lo trova notevole. Vincenzo non può certo competere. Senti come si muove. È tutta colpa sua. È presuntuoso. Sappiamo tutti che il Nero d'Avola è la vite più famosa della Sicilia, ma vede la sua crescita qui sull'Etna. Richiede uno sforzo enorme, soprattutto tanta acqua, e questo può permetterselo solo Vincenzo. Allora, cos'è che dà al vino di Ludovico questo carattere originale e sincero? Nerello. Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese.
Queste due viti trovano il loro microclima perfetto qui sulle pendici dell'Etna. Perché non le coltiva anche Vincenzo, allora? Perché dovrebbe ricominciare da capo. Le piante di Ludovico sono originarie dell'Etna, hanno più di 100 anni. E il signor Veritas sarebbe disposto a valutare una nostra proposta? Credo di sì, ma c'è solo un problema. Come vede, Reynold, il vigneto di Ludovico è circondato dalle terre di Vincenzo. Ludovico? La sua tenuta è un foruncolo sul naso di Vincenzo. E lui sta cercando di spremerlo. Sapete, ha una mano nella pubblica amministrazione. Stiamo parlando di corruzione, già, vero? Già, di sanestà, corruzione. I miei condotti sono marci. L'acqua si disperde ancora prima di arrivare qui. Dovevano risanare tutto anni fa, ma Vincenzo sa bene come impedirlo. Anch'io ho diritto all'erogazione dell'acqua, ma lui però... niente. Qui il condotto principale attraversa il terreno di Vincenzo. Quindi lui controlla quanta acqua le arriva. Lo fa morire di sete. Proprio così. Lo credo che Vincenzo vuole la sua terra. Come l'ha sempre voluta suo padre. Ogni anno si presenta da me con un'offerta nuova. E che succederà quando lei non ci sarà più, Sandra, signore? Sandra, non è una bella domanda. Si figuri, non intendo trasferirmi presto nell'aldilà. Se non altro per non darla vinta subito a Vincenzo Fabrizi. Siete d'accordo? Ok, quindi le sue piante apparentemente approfittano del clima piuttosto torrido, ma a lungo andare, senza pioggia e senza un costante apporto idrico, che succederà alla sua vigna, Ludovico? È un minore raccolto. Meno vino. Io aspetto la pioggia, per me non è certo un problema. Ma per noi sì. Noi abbiamo bisogno di un raccolto costante e anche di un certo volume, Ludovico. E non so come potrei garantirvelo. L'acqua è più importante del vino. Eccoti. Non riesci a dormire? No, e tu? Alma russa. Ma è pienamente giustificata. Ci saranno grandi cambiamenti tra poco. Non vediamo l'ora. Ma guarda, l'Odissea. Da quando ti interessa la letteratura greca? Bruno Haller. Già. Lo conosci? Non mi dire, è il tuo Robinson. Ho trovato la sua barca quando ho avuto il guasto con la macchina. Wow, sembra messa piuttosto male. Quindi gli hai davvero salvato la vita. E adesso so anche chi è. E lui no. Lo sai e non gliel'hai detto. Sono stata così occupata in questi giorni. Sandra, non gli puoi nascondere un'informazione del genere. Sì, lo so, anch'io sono rimasta sorpresa. Sorpresa? Beh, puoi dirlo forte. Quello che fai è scorretto sia da un punto di vista etico che morale. Ma fai la predica. Che sei, l'avvocato del diavolo? No, ma è da irresponsabili. Non ci si comporta così. È solo che non ho avuto ancora abbastanza tempo. Allora prenditelo il tempo. Con lui. Non ho avuto abbastanza tempo con lui. Come? Avrei voluto soltanto averlo tutto per me ancora un po'. L'hai scambiato per un orsacchiotto. Non ricorda neanche chi è. Mi sono innamorata di lui. Beh, una ragione in più per dirglielo. Non direi. Guarda questa. La sua famiglia? Mm-hmm. Vabbè, questa potrebbe essere sua sorella con la nipote. Gira. Ecco. Ok. Però ha girato un bel po'. Che tipo strano. Chissà da cosa scappa. Non è affatto strano, è alla ricerca. Già, mi suona familiare. Signor Berger. Ah, grazie. Prego. Una borsa d'acqua calda in estate. Quando gli ormoni impazziscono è tutto giustificato. Io trovo un uomo sulla spiaggia e poi me ne innamoro. Sono impazzita anch'io. Già, ma Bruno Haller non è un relitto. Non lo puoi tenere per te.
Ho sbagliato di nuovo. Chi può dirlo? Dormi bene. Molto sul vino. È davvero affascinante. Mi sei mancata. Bene. Il mio Robinson. Che succede? L'Odissea. La mia barca. Mi chiamo Bruno. Bruno Haller. Katrin e Annalena. Signora? Sandra? Dov'è? E lui che vuole? Ti farà tornare a casa. Ufficialmente, senza problemi. Me l'ha promesso. Ehi! Lo vedi, ce l'hai fatta. Stai per tornare a casa. Chiama tua moglie, starà morendo di paura. Ex moglie. Ex moglie? Sì, da quasi 5 anni ormai. Grazie, Sandra. A te, Bruno Haller. Giusto un paio di formalità, signor Haller. Lei sarà un uomo libero. Va bene, mi arrendo. Questo è un vino davvero eccellente. E lei l'ha sempre saputo? Siete vicini di casa? Vede, il vino è la mia passione, ma allo stesso modo anche una grande passione per gli affari. Certo, forse un po' troppa. Lei è una persona molto influente in questa regione. E ho lavorato duramente per diventarlo. Ma mi chiedo con quali metodi? Qui le cose vengono risolte in modo diverso. Non siamo nella vostra ordinata Germania, ma lei non lo può capire. Vincenzo, abbiamo scelto il vino di Ludovico Veritas. Bene. Ma se lei continua a chiudergli l'acqua, non sarà in grado di produrre la quantità di cui abbiamo bisogno. Sandra... Noi non intendiamo accontentarci del suo vino. E sarà anche inutile che provi a ricattarci. Ricattarvi? Sono solo affari, niente di più.
Così perdono tutti. Nessuno vince. Ma io non ho niente da perdere. E non devo dimostrare niente a nessuno. Sì, invece. Carattere. Non avrebbe dovuto metterla sul personale. Ma è personale. Sono solo affari. Bisogna tenersi ai fatti, altrimenti non si riesce a parlare e diventa difficile trovare un accordo. Ho rovinato tutto? No. Tanto non avrebbe mai ceduto sull'acqua. È quello che dico io. Che fine ha fatto il suo Robinson Crusoe, a proposito? Robinson non esiste più. Ah. È tornato a essere Bruno Haller di Rostock. Ho come l'impressione che i suoi sentimenti per Robinson continuino a valere anche per Bruno Haller. Nella vita di Bruno Haller non c'è spazio per una storia d'amore? No, temo di no. È alla ricerca di una sua dimensione. È sempre in viaggio. Già. Sarebbe troppo bello, non è vero? Trovare un uomo sulla spiaggia e innamorarsi. No, non è così facile. Spesso ci vuole più tempo. E quanto pensa che dovrei aspettare? Oh, io ci ho messo 43 anni, per esempio. Reynold, che le succede? Che cosa intende dire? Che ha combinato a Messina? Mi sono solo fatto raggiungere dal mio passato e dal mio grande amore. No. Un amore di 43 anni fa. Sì, ero giovane. Sì, è un giramondo buono a nulla, innamorato della ragazza sbagliata, probabilmente. Quindi non siamo venuti qui per il vino? Oh, sì. Anche. Ed è ancora il grande amore per lei? Sì, e forse questo grande amore ha in serbo un futuro per Francesca e per me. Francesca? Sì, è successo qui, a Catania. Francesca era promessa a un altro uomo e io volevo rispettarla, ma l'ho sempre rimpianta. Mi sono chiesto molto spesso come sarebbe potuto essere. Quindi, eccomi. Sono stato molto fortunato. Fortunato? Non ha mai voluto mollare? Sì, la speranza. Considerando che l'acqua è più importante del vino e che qui le cose si risolvono in modo diverso, mi rimane una sola cosa da fare: mettere la malavita alle calcagna di Vincenzo. O i carabinieri. Ho piena fiducia in lei, Sandra. Quello che lei mi sta chiedendo... È soltanto una domanda. Mi mette in una posizione molto compromettente, lo capisce? Sì, sì, certo, lo capisco, certo. Quindi ha già qualcosa in mano? Più di qualcosa, certamente. Senta, supponiamo che non si tratti né della mia richiesta né del suo personale rancore contro Vincenzo Fabrizi. E di che cosa si tratta? Vuole farmi credere che si sta appellando al mio senso del dovere e al mio onore di carabiniere? Sì, l'idea era quella. Perché è entrato nei carabinieri? Perché mio padre era carabiniere. E poi perché mi diverte tanto andare a sirena spiegata in mezzo al traffico per arrivare a casa in tempo e mettere a letto i miei figli.
Sandra, fra qualche giorno lei se ne tornerà a casa sua, nel suo paese. Ma io no, io continuerò a vivere qui, con la mia famiglia e con i miei amici. Sì, ma è stato lei a dirmi che vorrebbe vederlo perdere almeno una volta. Sì, ma è troppo rischioso per me. Ora devo andare. Serve aiuto? In realtà no, perché in realtà io qui non ci sono. E anche se fossi qui, sappia che non ci sono mai stato. Ah, diciamo che è come se fosse invisibile. Esatto. Mi scusi. E anche quella è invisibile? Ah, questa è per lei. Ma non da parte mia, perché io non sono mai stato qui. Il giornale. Osservi bene il giornale. No. È un classico, come nei film. È la vita, purtroppo. L'Italia ci tiene alle sue tradizioni. E questo qui chi è? Per puro caso è l'amministratore della centrale idrica. L'amministratore? Sì. Ha beccato Fabrizi in flagrante mentre compiva un atto di corruzione. Io? Io lì non ci sono mai stato, e tantomeno qui. Mi scusi. Grazie. Io vengo con te in Germania, ma tu mi prometti che ogni estate verremo qui in vacanza, eh? Certo, amore mio. Grazie. Ti amo tanto. Anch'io ti amo. Avrei dovuto chiamare i rinforzi, a quanto sembra. Siete 3 contro 1. Vincenzo, noi non siamo contro di lei. Reynold, Ludovico. Grazie di essere venuto. Perché mi avete chiamato? Vino e acqua. Vino e acqua. Ludovico e Vincenzo. Già. Andiamo, Vincenzo. Metta da parte l'orgoglio, è un buon compromesso. Ma perché io dovrei accettare un compromesso? Perché l'ha già fatto da diverso tempo. Qui, su queste colline, lei è riuscito a produrre un discreto Nero d'Avola, anzi, piuttosto buono, ma con tanta fatica, e la infastidisce il fatto che Ludovico, solo qualche metro più in là, abbia un vigneto migliore. Il Nerello è il vero miracolo siciliano, non il Nero d'Avola. E lei questo lo sa. A dire la verità, mi sembra una ragione in più per non produrre il suo vino. Non direi. A volte arriva il momento in cui le cose devono essere sistemate in maniera diversa. Ludovico ha bisogno di acqua. La sua acqua. Senta, Sandra, le suggerisco di tenere per sé queste allusioni, è chiaro? Ma io vorrei convincerla comunque. Sta sprecando il suo tempo ed il mio. Scusi, permette? Prego. Questa è la mia proposta alternativa. Vedo che ha capito le regole del gioco. Qualcuno me la spiegate? Ammetto che l'ho sottovalutata. Va bene.
Vino e acqua. Mio padre si rivolterà nella tomba stavolta. Finalmente si girerà dal verso giusto. Sandra, mi può dire cosa c'era in quella busta? Quale busta? Che c'è? Cos'è successo? Il bambino sta per nascere. Il bambino? Signora, complimenti. È un gran bel bambino. Grazie. Allora, zia Sandra, che ne pensi? Siete stati bravissimi. Lei è stata bravissima. Ora dobbiamo solo trovargli un nome. No, non ce n'è bisogno. Ho già deciso. Etno. Come l'Etna? Come il vulcano? Bello. Sandra! Questo è per lei. Oh, grazie. Ah, eccolo finalmente. Vedi qual era? Ma questo è il vino del vecchio Ludovico. Sì, è proprio quello. Grazie. Senza di lei non sarei mai riuscita a convincere Vincenzo. Allora torni a trovarci qualche volta. Lo farò. Maresciallo, ecco il biglietto aereo del signor Haller. Ah, bene. Quindi mancano ancora 2 ore e 35 minuti prima che io vada a prendere Robinson Crusoe dalla spiaggia per accompagnarlo ufficialmente all'aeroporto, giusto? Eh? Che vuoi, vai. Scusi. Grazie. Accidenti! Scusi! Prego! Volevo salutarti con un po' di calma. Non sparire, per favore. E adesso? Immagino che sia ora di ripartire per te. Ma penso che ormai le meteo comincino a scarseggiare. Quale posto ti manca? Mi porti? Dove vuoi andare? Ovunque ci sei tu. Credevo che non me l'avresti mai chiesto.